Ciao ragazzi, in questo video vediamo le cose più importanti da sapere sul sistema linfatico. Iniziamo a dire che oltre al sangue nel nostro corpo circola un altro liquido che si chiama linfa. La linfa è un liquido che si forma filtrando il liquido interstiziale. Ora, che cos'è questo liquido interstiziale? È un liquido che si trova tra le cellule. Quando avete studiato il circolo sanguigno avete imparato che i capillari portano le sostanze nutritive come zuccheri oppure ossigeno alle cellule. Invece dalle cellule prendono l'anidride carbonica e altre sostanze di scarto. Però vedete che questo passaggio non è in maniera diretta, ma attraverso appunto questo spazio, cioè questo liquido che viene chiamato appunto liquido interstiziale. Questo liquido interstiziale insieme alle sostanze di scarto si accumulano qui, per cui vanno tolte, e a questo pensano proprio i vasi linfatici che assorbono questo liquido in eccesso. Come fanno allora a togliere questo liquido in eccesso? Attraverso un processo fisico che forse già conoscete, ma è molto importante per capire come funziona il corpo umano, ed è quello della diffusione. La diffusione è questo principio fisico per cui i liquidi, ma anche le sostanze, si spostano da un gradiente ad alta concentrazione a uno a bassa concentrazione, cioè si spostano da dove sta di più a dove sta di meno. Per cui, siccome qui il liquido interstiziale molto è in eccesso e di più, entra nei vasi linfatici che lo filtrano. Qui dentro questo liquido interstiziale adesso si chiama linfa, ma non finisce qui, perché il sistema linfatico prende questa linfa, la ripulisce, come vediamo dopo, la ricicla e la reimmette nel circolo sanguigno per riutilizzarla. Ora, questa è una piccola introduzione, dopo magari vediamo anche un video, vi faccio vedere tutto il percorso che fa la linfa. Invece ora cominciamo a vedere da cosa è composto il sistema linfatico. Abbiamo i vasi linfatici e gli organi linfatici. I vasi linfatici sono tutti quei tubicini che abbiamo visto qui in verde e qui, che sono capillari, vasi e dotti. I dotti sono due, il dotto toracico e il dotto linfatico destro, che sono questi qui centrali. I vasi linfatici abbiamo detto che sono quelli che filtrano e assorbono il liquido interstiziale attraverso il processo della diffusione. L'abbiamo visto qui. I vasi linfatici non hanno muscoli sulle pareti per spingere la linfa verso l'alto, quindi contro la forza di gravità. E inoltre non è come nel circolo sanguigno dove c'è il cuore che battendo spinge il sangue facendolo così circolare. Allora, come fa questa linfa a salire su? Lo fa attraverso la contrazione dei muscoli del corpo che stanno ai lati di questi vasi linfatici. Vediamolo meglio anche da questo filmatino. Questi sono i vasi linfatici. Vedete che i muscoli che stanno ai lati, contraendosi, schiacciano il vaso, spingendo la linfa verso l'alto. Queste qui, tra l'altro, sono le famose strutture a nido di rondine, come avete visto già nelle vene, che impediscono alla linfa di tornare indietro. Poi, lungo il percorso di questi tubicini, quindi lungo il percorso di questi vasi linfatici, vedete che ci sono dei rigonfiamenti. E qui troviamo i famosi linfonodi. I linfonodi li trovate lungo tutto il corpo e sono questi puntini verdi un po' più marcati, vedete? Sono presenti ad esempio vicino alle ginocchia, oppure nella zona pelvica, sotto le ascelle, lungo il collo e sotto le mascelle. I linfonodi sono come delle vere e proprie stazioni di filtraggio e ripulitura della linfa. Contengono infatti i linfociti, che sono quei globuli bianchi che ci difendono dai microrganismi, ma purificano la linfa anche dalle cellule morte, oppure cellule tumorali, o dai semplici germi. E quando ci sono delle infezioni, i linfonodi si gonfiano. E vedete infatti che il medico può toccare qui per vedere appunto se c'è un'infezione. Lo capisce proprio dal fatto che questi linfonodi sono ingrossati. Ma attenzione, tutta la linfa raccolta viene convogliata in due canali che si trovano qui. Questi due canali più grandi si chiamano dotto toracico e dotto linfatico destro. E qui accade una cosa meravigliosa, perché la linfa che è stata filtrata, ripulita, non viene buttata via, ma entra nella vena succlavia. Le vene succlavie prendono questo liquido, che oramai è diventato plasma, e lo reimmettono nel circolo sanguigno proprio attraverso il cuore. Vedete, quindi la vena succlavia entra nell'atrio destro, poi ventricolo destro, andrà ai polmoni dove si riossigena, ritorna nell'atrio sinistro, ventricolo sinistro, aorta, e da qui nel circolo sanguigno.
Quindi possiamo vedere un'altra funzione del sistema linfatico, ovvero quella di regolare i livelli di liquidi nel sangue. Oltre ai vasi linfatici e ai linfonodi, poi troviamo altri organi che vengono appunto chiamati organi linfatici e che partecipano alla purificazione della linfa e alla produzione dei linfociti, e sono il midollo osseo che produce i linfociti B, il timo che sta all'altezza dello sterno qui e produce i linfociti T, che sono dei globuli bianchi molto importanti. Poi ci sono le tonsille, che si trovano all'altezza della gola e sono la prima barriera contro i microorganismi, quindi filtrano le vie aeree. E infine la milza, che si trova qui nel lato sinistro a fianco allo stomaco, che filtra il sangue eliminando i vecchi globuli rossi. Ora capite che il sistema linfatico svolge funzioni molto importanti, tra cui assorbimento del liquido interstiziale in eccesso, purifica la linfa attraverso i linfonodi, quindi dà una risposta immunitaria, e in caso di infezioni o di traumi si può avere il cosiddetto edema, ovvero questo gonfiore nella parte interessata, proprio perché il sistema linfatico non riesce a riassorbire il liquido in eccesso.